Buonasera, buonasera amiche e amici, buoni Santo Pietro e San Paolo, quindi un abbraccio a tutte le donne e gli uomini di Roma, un abbraccio a questa splendida comunità che continua a crescere su Facebook. È un po' che non ci vediamo in diretta, però pensate che nel mese di giugno questa pagina è quella che politicamente parlando è cresciuta più di tutti in Italia. Ovviamente ci occupiamo di lavoro, di temi reali, di cassa integrazione, di partite IVA, di agricoltura, e quindi io sono convinto che la vita vera, l'onestà, la coerenza alla fine premino. Perdonatemi, ma ho poca voce perché sono qua, alle porte di Caserta, sono stato a Mondragone, ci tenevo a dirvi quello che probabilmente non vi racconterà quasi nessuna televisione, quasi nessun sito, quasi nessun giornale domani in edicola. La voce è andata perché era in programma un incontro con mamme, agricoltori, inquilini di un quartiere di Mondragone, ahimè, arrivato alle cronache per le violenze, manifestazioni di Rom, contagio, focolaio, zona rossa, illegalità, spaccio, occupazioni abusive degli appartamenti. Ebbene, non siamo riusciti a parlare con tutte le persone con cui avremmo voluto perché i soliti delinquenti, criminali, teppisti dei centri sociali hanno sfasciato tutto. Hanno tagliato i fili, pensate, dell'energia elettrica, staccando casse e microfoni, hanno lanciato bottiglie, uova, bastoni, acqua, sputi, insulti, si sono avvicinati fino a 1 metro dal gazebo della Lega, ovviamente non fanno paura a me, anzi mi danno ancora più carica, però evidentemente c'erano tante mamme, nonne, bambini, ragazzini che hanno rischiato veramente fisicamente di finire male. Alcune le abbiamo prese in braccio e per le braccia per toglierli da quella calca. Poliziotti, col caldo che c'era, con gli scudi, coi caschi, coi manganelli. Non è normale, non è normale. Ci tenevo a dirvelo. Poi ripeto, qua il problema in questa zona è un problema di camorra, di sfruttamento dell'immigrazione clandestina, di occupazione abusiva di case popolari, di mancanza di lavoro. E quindi ci torniamo e ci torniamo e ci torniamo a Mondragone, a Caserta, a Castel Volturno, perché in Italia e nel mondo si parli delle bellezze di questa terra, della mozzarella di bufala di Mondragone, del vino, delle coste, delle spiagge, del Golfo di Gaeta, dei tanti santuari che raccontano pezzi di storia e non di mafia, camorra e 'ndrangheta, però la riflessione che voglio fare con voi è: ma vi sembra normale? Lo chiedo a Gilberto, ad Alessandro, a Matteo, ad Anna Maria, ad Antonella, a Marco, ma vi sembra normale che qualcuno, al di là dell'idea politica, Matteo Salvini, ma potrebbe essere Giuseppe Conte, Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Nicola Zingaretti, chiunque. Vi sembra normale che qualcuno venga interrotto con la violenza, con lanci di bottiglie e di sassi, danneggiando gli impianti elettrici, malmenando cittadini, giornalisti e poliziotti? Vi sembra normale? Proviamo a pensare per 1 minuto alla fattispecie contraria, che fortunatamente non è mai accaduta né mai accadrà. Proviamo a pensare, ripeto, a un comizio di un esponente del Partito Democratico, dei 5 Stelle o di Rifondazione Comunista o di chi volete voi, che viene a parlare in questa terra, ma ovunque, di lavoro, di agricoltura, di scuola, di ambiente, di inquinamento, di rifiuti tossici, di case popolari, e viene interrotto con lanci di sassi. E ci sarebbe, immagino, in questo momento, è lunedì sera, una diretta televisiva a reti unificate. Rai 1, 3, 5, 7, 17, allarme, le destre, i leghisti, i fascisti, i sovranisti, i nazisti, i venusiani, i vegani, i marziani, giustamente condannati, perché le idee, anche le più strane, anche le più lontane, alle idee si contrappongono altre idee, non lanci di bastoni, di bottiglie, sputi, insulti, bestemmie, risse, menate con la polizia. No. Avete visto qualcosa sui TG? Secondo voi ci sarà qualche riga domani sui giornali? Anzi, sapete uno o due giornalisti, solo uno o due perché gli altri ovviamente documentavano quello che accadeva, che cosa mi domandavano? Ma Salvini però,
due, hanno detto sostanzialmente, però insomma, li avete provocati. Era il caso di venire a Mondragone. Ma stiamo scherzando. Adesso uno per incontrare le mamme, gli inquilini di alcuni palazzi che convivono con i Rom o gli agricoltori che devono combattere la camorra, devi chiedere il permesso ai centri sociali e se i centri sociali ammazzate e bastonate interrompono un intervento pubblico in una pubblica piazza, è colpa nostra. Ma che giornalisti abbiamo? Ripeto, due su tutti. Ma io sono sicuro che domani ci sarà il Saviano o il Travaglio di turno. Sono curioso di leggere domani la Repubblica, il Corriere, il Fatto Quotidiano. Ripeto, proviamo a pensare per 30 secondi a parti invertite. A parte il fatto che non c'è mai culturalmente nessun leghista che con la violenza andrebbe a strappare, bastonare, lanciare bottiglie, sputare, aggredire donne e uomini indifesi. Ecco, ma vi sembra normale? Poi, ripeto, qualcuno mi chiede, ti fanno paura? No, mi fanno pena. Mi fanno un misto di pena e di schifo. Però qual è il mio nervoso? Che gli agricoltori che erano lì in piazza a parlare di ortofrutta, di mozzarella di bufala che sta soffrendo, di un mercato del latte che sta soffrendo, le mamme che abitano in quei palazzi e non si sentono sicure a uscire coi loro bimbi la mattina, o quel signore che ha pagato centinaia di migliaia di euro un appartamento che adesso vale quasi zero, o la signora che è stata aggredita da due Rom che vivono di furti e magari pigliano pure il reddito di cittadinanza. Ecco, per questo mi incazzo, che per colpa di quei mentecatti, di quei figli di papà mantenuti che non hanno problemi di lavoro, di cassa integrazione, di case popolari. Ah, oltretutto mi dicevano i cittadini di Mondragone che non erano neanche contestatori di Mondragone, erano delinquenti che arrivavano da altre parti, dalla provincia di Napoli, dalla provincia di Caserta. Magari qualcuno pure pagato dalla camorra per far casino, perché chi è che ha convenienza che nulla cambi? La camorra. E quindi magari questi delinquenti sono pure a libro paga di qualcuno che non vuole il cambiamento, non vuole l'onestà, non vuole la pulizia. E attenzione, io oggi ho incontrato, perché poi mi sono fermato, possono tagliare i microfoni, possono distruggere le casse, gli impianti audio, possono lanciare bottiglie, ma io non vado via, mi sono fermato a parlare con questi agricoltori, con queste mamme, con questi ragazzi, con questi studenti, coi commercianti del quartiere disperati perché pagano le tasse, ma ovviamente nessuno si avvicina a quella zona. E Mondragone, me ne dicevano due operatori turistici, è bella perché ha un mare stupendo, ha delle bellezze incantevoli, ha dei monti, dei santuari, ma qua c'è la Reggia di Caserta, qua dall'altra parte, io la vedo, la Reggia di Caserta, delle bellezze incredibili che non possono rimanere ostaggio di quattro pirla, di quattro delinquenti, di quattro camorristi, di quattro clandestini. Io non mi arrendo, però questa è la camicia, non mi sono ancora cambiato. Adesso ho una trasmissione televisiva, vado, non mi ricordo se su Rete 4, ho chiesto di venire a farmi una doccia. Questo è lancio di oggetti, ma con i bimbi che c'erano nelle transenne, coi poliziotti sudati, che vogliono lavorare per andare a inseguire gli spacciatori, mafiosi, delinquenti, camorristi, non tenere a bada quattro delinquenti, che probabilmente vogliono che nulla cambi. Però sono curioso di vedere i telegiornali, di leggere domani i giornali, di leggere alcuni siti. Ripeto, secondo voi, e Dio non voglia che accada mai, perché la violenza la combatto e la combatterò sempre di qualunque colore politico, ma se ad essere interrotto stasera fosse stato un qualunque politico di sinistra o dei 5 Stelle, non ci sarebbero stati degli speciali, edizione straordinaria, inaccettabile violenza di piazza, inaccettabile aggressione, pietre, bottiglie, uova, bastoni, sputi, insulti, minacce a due metri? Sono arrivati a due metri da donne, da uomini, da bimbi, da ragazzini. C'era una ragazzina di 12 anni spaventata. Siete dei vigliacchi, siete dei codardi, siete dei teppisti. E ripeto, nessuno mi toglie l'idea che ci sia la malavita a pagare queste persone. Stanno raccontando... ecco, faccio conto su di voi.
siete in migliaia in questo momento, più di 10.000 per una diretta così fatta al volo, puzzo, sì, puzzo. Ecco, se andassi in qualche salotto radical chic mi direbbe Salvini puzzi, e ci credo, stai tu 2 ore e mezzo con la gentaglia. E la cosa che mi innervosisce è che non ho potuto parlare con quelle mamme per tutto il tempo che avrei voluto. Quindi, ripeto, la violenza non dovrebbe esistere. Non ti piace Salvini, non sei d'accordo con la Lega, ma per carità di Dio siamo in democrazia, è giusto, è bello, hai un'idea diversa, hai un'idea di sviluppo del sud, della campagna, di Caserta. Qua, ripeto, i dossier che mi hanno dato parlano di agricoltura, di ortofrutta, di latte, di mozzarella di bufala, delle bellezze, del santo patrono, del valore delle case, delle tasse che pagano le imprese, i ristoranti, i negozi, i bar. Peraltro ringrazio i parlamentari della Lega che in questo momento stanno dando battaglia in commissione bilancio per chiedere quantomeno al governo di posticipare di qualche mese i pagamenti dell'IVA, dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IMU. Non puoi chiedere alla gente di dare quello che non hanno, altrimenti anche lì, se i soldi non ci sono in banca, se i soldi non te lo dà lo Stato, e allora arriva l'usura, arriva la mafia, la camorra, l'andrangheta, la delinquenza. Però è questo che mi ha innervosito, vedere quella nonna che mi ha detto: Matteo, io ho 70 anni, mai avrei pensato di aspettare la Lega, però li abbiamo provati tutti, dateci una mano voi, qua a Caserta, qua in campagna, fra rifiuti tossici, criminalità, mancanza di strade, mancanza di fogne. Io domani mattina vado a Castel Volturno, anche lì splendida località, una volta una perla del turismo campano italiano, e adesso fra mancanza di fognature. Fate questa per curiosità, andate su Google a cercare il valore delle case a Castel Volturno. Ci sono delle ville stupende che per colpa dell'illegalità, della camorra, dell'immigrazione clandestina, valgono ormai 30-40 mila euro con proprietari rovinati. Ecco questo: lavoro, benessere, regole, sicurezza. Lavoro, felicità, tranquillità, sicurezza, sviluppo. Grazie, grazie ai tanti napoletani, ai tanti casertani, ai tanti campani, ai tanti italiani che ci stanno dando una mano. Perché la metà delle televisioni e dei giornali sono contro, si sono perfino inventati il cambio di realtà, i vitalizi, lo ricordo a voi e ditelo, gli unici 2 senatori che in commissione hanno votato contro la reintroduzione dei vitalizi degli ex parlamentari sono i 2 senatori della Lega, della Lega. La Lega ha votato contro la reintroduzione dei vitalizi per coerenza, per onestà, per dignità. C'è gente che non ha la cassa integrazione, c'è gente che non ha visto i 600 euro, c'è gente che sta perdendo il negozio, lo studio, la casa, la speranza, il sorriso, e sti cretini parlano dei vitalizi. La Lega ha votato contro, 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 e saremo in più di 1000 piazze italiane fra sabato e domenica a raccogliere le vostre firme contro i vitalizi, contro l'invio degli 8 milioni di cartelle di Equitalia pronti a partire, e contro ogni ipotesi di sanatoria di immigrati irregolari. È questo, ragazzi. Quindi, grazie. Però ci tenevo a condividere con voi il fatto che non ci arrendiamo, non molliamo, non ci fermiamo. L'Italia merita di tutto, merita il mio, il vostro, il sacrificio, impegno. Sono curioso di vedere i giornalisti come tratteranno questa cosa qua. Perché sono sicuro che qualcuno dirà, beh, insomma, però Salvini, però lanciare le pietre a Salvini, lanciare i bastoni mentre parla la Lega, tagliare i fili dei microfoni mentre parla la Lega, insomma. Un giornalista mi ha detto, però le sembrava il caso di venire proprio qua a Mondragone. E che è? E che è? Se mi chiamano gli agricoltori, i commercianti, mamme, padri di famiglia, devo chiedere permesso ai centri sociali, al signor De Luca. Aspetto la condanna del signor De Luca. Aspetto la condanna del signor De Luca. Vediamo se è un chiacchierone o se pure la violenza viene condannata sempre e comunque. Se mai qualcuno interrompesse con la violenza De Luca, Emiliano, Renzi, Di Maio, Grillo, Zingaretti, la condanna mia sarebbe immediata, totale, assoluta. Alle idee si risponde con altre idee. I bastoni, le pietre, le bottiglie non sono una risposta. Vediamo, vediamo. Grazie a voi.
perché voi siete più forti di qualunque telegiornale, di qualunque radio, di qualunque giornale al servizio dei poteri forti, del finanziere o del banchiere di turno. Voi. E non ci fermeranno. Non c'è pietra, non c'è bottiglia, non c'è bestemmia, non c'è insulto, non c'è minaccia che tenga. La voglia di libertà, la voglia di tranquillità, la voglia di serenità, la voglia di lavoro. Ho incontrato una ventina di ragazzi prima qua a Caserta, a Mondragone, che mi ha detto: Salvini, mi raccomando, noi non vogliamo l'elemosina, non vogliamo gli aiutini, non vogliamo raccomandazioni, non vogliamo redditi di cittadinanza o regali, vogliamo il lavoro, il diritto al lavoro, il diritto alla vita, il diritto alla salute. Quel chiacchierone di De Luca ha ancora centinaia di migliaia di ecoballe, di rifiuti tossici che non ha voluto o non ha potuto smaltire in questi anni. Quindi ragazzi, grazie. E a quei delinquenti, perché non sono contestatori, lo dico ai giornalisti che sono sintonizzati, quelli che hanno lanciato bottiglie, sassi, bastoni, che hanno tagliato l'impianto audio, che hanno aggredito cittadini e poliziotti, non sono contestatori. Chi non la pensa come me lo esprime civilmente in questa pagina o nelle piazze, è il benvenuto, anzi giù il cappello rispetto a quelli che stanno zitti e che si vergognano. Se uno non è d'accordo e lo dimostra e confronta un'idea con un'idea, giù il cappello, a tutto il mio rispetto. Quelli che usano le mani, che usano i bastoni, che lanciano le bottiglie, no, non hanno il mio rispetto. Lo chiedo ai colleghi giornalisti, non parlate di contestatori. Quelli che hanno aggredito, quelli che hanno picchiato, quelli che hanno distrutto, non sono Mondragone, non sono Caserta, non sono Campania, non sono Italia. Sono delinquenti, il loro posto non è la piazza, il loro posto è la galera, la galera. Detto questo, mi danno più forza che mai. E noi al governo di questo paese, che è uno splendido paese, che è il paese più bello del mondo, dove vivere, dove lavorare, con un po' di burocrazia in meno, un po' di complicazioni in meno, un po' di tasse in meno, altro che Germania, Lussemburgo, Belgio, è il paese più bello del mondo. Nell'anniversario della strage di Viareggio e delle decine di famiglie di morti che aspettano giustizia e in attesa di giornate migliori, dove la cassa integrazione sia una realtà, dove i soldi alle partite IVA, agli artigiani e alle imprese siano una realtà, dove il diritto alla scuola sia una realtà. Prima ho incontrato in piazza Mondragone delle insegnanti che mi ha detto: Salvini, mandate via l'azzolina. Come fai a fine giugno a non aver ancora garantito la riapertura delle scuole? Per tutti gli insegnanti, per tutte le famiglie e per tutti gli studenti. Il diritto allo studio, il diritto alla cultura, il diritto alla vita, il diritto al lavoro, il diritto a una casa degna, il diritto a un sorriso. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. E, lo ripeto ai colleghi giornalisti, non chiamateli contestatori, non chiamateli oppositori. Quelli che lanciano bottiglie e bastoni sono criminali, sono teppisti, sono delinquenti. E il loro posto non è la piazza, il loro posto è la galera. Grazie Mondragone, ci vediamo e ci vediamo. Io sono De Coccio e tornerò e tornerò e tornerò fino a che non sarà fatta giustizia per quelle mamme, per quei papà, per quei bambini, per quegli agricoltori, per quei lavoratori. Adesso vado e faccio una doccetta veloce, poi un incontro con 200 persone a Santa Maria Capo Vetere, sempre qua nel Casertano, domani mattina Castelvolturno, domani Roma, e poi ci vediamo e ci rivediamo. Perché l'Italia è fatta di gente per bene, di donne e uomini che vogliono stare tranquilli, vivere tranquilli, amare tranquilli e lavorare tranquilli. Sabato e domenica, con il sole o con l'acqua, vi aspettiamo in mille piazze italiane per darci forza. Vivere, vivere, vivere. Agli altri lasciamo la violenza, noi rispondiamo con l'impegno, la fatica e il sorriso. Vi voglio bene.